Ciao a tutti da Bob Tartufo e bentornati sul mio canale. Con questo terzo e ultimo tutorial andiamo a vedere gli aspetti più pratici del gioco, ma non perdiamo altro tempo ed iniziamo subito. Iniziamo a parlare delle Need Zones. Le Need Zones sono quei luoghi in cui gli animali si recano ogni giorno alla stessa ora più o meno per abbeverarsi, per mangiare o per riposarsi. Ci sono dei luoghi come questo qui che stiamo inquadrando adesso, in cui ci sono più feed zone, ad esempio, di vari animali diversi. Quindi recandovici potete trovare varie specie di animali. Quello che vi posso consigliare io, la cosa migliore, è cacciare le drinking zone, cioè i posti in cui gli animali vanno ad abbeverarsi, perché sono note, ovviamente vanno ad abbeverarsi sempre nei laghi o nei fiumi, e quindi sappiamo più o meno dove poter trovare gli animali. La cosa importante è sapere a che ora del giorno gli animali vi si recano. Nel documento che vi ho lasciato nello scorso tutorial potete andare a vedere tutti i drinking time degli animali del gioco, quindi vi consiglio vivamente di andarvelo a vedere, anzi ve lo lascio in descrizione anche in questo video. Come vi dicevo, io vi consiglio vivamente di cacciare le drinking zone. Qui siamo in Nuova Zelanda, in questo lago che, come possiamo vedere, è pieno di drinking zone, di daini, di fallow deer. E siamo più o meno nell'orario adatto, sono le 8.57, alle 9 inizia il loro drinking time, quindi ci aspettiamo di vedere un sacco di daini in questa zona. Ecco subito il primo. Un consiglio utile che posso darvi è cercare di non rimuovere le drinking zone. È vero che anche se le rimuoviamo probabilmente ritorneranno nello stesso posto, però è sempre meglio non eliminarle in modo da avere un riferimento fisso sulla mappa. Le need zone si eliminano una volta che abbiamo creato troppa hunting pressure su di loro, esattamente con 4 kill oppure con 16 kill da tripod o dalle torri di caccia. Quindi vi consiglio vivamente di cacciare da questi posti se volete uccidere parecchi animali dello stesso gruppo. Nello scorso tutorial ho detto che si possono uccidere fino a 9 animali cacciando da queste strutture. Perché ho detto questo? Perché è sempre meglio lasciare un certo margine prima di eliminare la drinking zone, perché scendendo magari dalla torre ci potremmo imbattere un animale grande e doverlo cacciare. Così abbiamo margine per non eliminarla, abbiamo una kill di margine per non eliminarla del tutto. Stesso discorso ovviamente vale anche per le feed zone e per le rest zone. Conoscendo i vari drinking time degli animali nelle varie mappe possiamo organizzarci in base all'orario, cioè iniziare a cacciare ad una certa ora del mattino e poi in base all'orario in cui le varie specie si vanno ad abbeverare andare a cacciare in sequenza le varie specie per cacciare sempre le drinking zone e quindi avere grandi possibilità di trovare parecchi animali. Questo è un consiglio che vi do. Adesso vediamo come approcciare gli animali. E innanzitutto, cosa importantissima che vi consiglio, è di muovervi con il binocolo in mano e non con il fucile. Perché questo? Perché avete molto più maneggevolezza nel muovermi, nel guardare e nello spottare gli animali rispetto che a farlo con un fucile. È vero che siete più pronti per sparare, però avendo i tasti preimpostati dei fucili, mi raccomando di usare più o meno sempre gli stessi, così potete farlo in automazione. Ad esempio, io ho i tasti 1 e 3 che sono comodissimi per i due fucili che uso di più, il tasto 2 per il binocolo, in modo da poterli equipaggiare immediatamente. Stesso discorso non possiamo fare per la Xbox e per la PlayStation, però una volta che sapete dove avete l'arma farete comunque subito a trovarla. Quando siete in prossimità di un gruppo di animali, come in questo caso, per spottarli tutti quanti vi consiglio di tenere premuto E e di non premerlo ripetutamente, in quanto riuscite a spottarli più o meno tutti quanti in maniera molto rapida. Per quanto riguarda la distanza, gli animali vi sentono fino a circa, diciamo, 200 metri, quindi fino a 200 metri di distanza possiamo correre liberamente. Le due skill Soft Feet e Improvised Blind ci permettono di avvicinarci di più agli animali grazie alle loro caratteristiche, che riducono il rumore che facciamo in determinate circostanze e la nostra visibilità. Prendiamo come esempio questi due daini, adesso siamo a circa 240 metri e vediamo che possiamo correre tranquillamente fino ai 200 metri. C'è da dire che lo spooking range degli animali dipende ovviamente anche dal loro livello. Più è alto il livello dell'animale e più vi sentirà da lontano. Questo fallow deer è di livello 4 come quello dietro, quindi avranno un certo range di spooking. Se fossero stati degli animali di livello maggiore, livello 9 ad esempio,
vi avrebbero sentito o visto o annusato da una distanza maggiore. Adesso ci troviamo a circa 150 metri e camminando possiamo vedere che possiamo avvicinarci ulteriormente. A 135 metri i daini iniziano ad essere attenti e vanno in allerta, ma riabbassandoci possiamo vedere che dopo un breve tempo si calmeranno e non ci vedranno e potremo ricominciare ad avvicinarci. Comunque questa distanza è una distanza ottimale per poterli uccidere. Una volta che siamo sui 150 metri il colpo è abbastanza facile e avremo sicuramente un ottimo risultato. Anche perché al di sopra di questa distanza l'effetto del proiettile inizia a diminuire, quindi è meglio stare abbastanza vicini. Come potete vedere io ho messo una tenda in questa posizione ed è importante posizionare le tende nei pressi dei luoghi in cui sappiamo che ci sono delle need zone che vogliamo cacciare, anche perché come possiamo vedere qui il primo outpost è abbastanza lontano, è a circa 1 chilometro di distanza e risparmiamo parecchio tempo. È anche vero che non possiamo mettere una tenda troppo vicino alle nostre drinking zone perché spesso gli animali non spawnano quando c'è una tenda molto vicina e ci dobbiamo allontanare a una distanza di almeno 200 metri per permettere che ciò accada. Ne approfittiamo per parlare anche dello shot placement, cioè di dove colpire gli animali. In questo caso abbiamo il dino che è di lato ma non è perpendicolare a noi. Comunque abbiamo un ottimo angolo e siamo abbastanza certi che sparando da qui lo andremo a prendere senza troppe difficoltà. Il posto migliore in cui sparare è ovviamente all'altezza dei polmoni. Proiettando le zampe anteriori verso l'alto andiamo leggermente più indietro e quello è il posto perfetto. Nel caso di posizionamento di questo dino può essere un'ottima idea anche andare con il colpo al cuore, però quando state cacciando animali che possono essere dei diamanti, dei rari o degli animali che comunque non volete farvi scappare, vi sconsiglio altamente di cercare il colpo al cuore perché è facile sbagliare. Con i polmoni, che invece sono un organo molto più grande, andate sul sicuro. Ultimissimo consiglio prima di passare all'azione è di cercare magari di colpire un pochino più indietro rispetto a dove dovrebbero essere i polmoni piuttosto che avanti, così possiamo prendere anche il fegato, che è una zona vitale dell'animale, che lo farà morire prima, oppure nel caso sbagliassimo mira comunque, come ho detto, una zona vitale, quindi non perderemo il massimo del trofeo, la medaglia massima che possiamo ottenere da questo animale. È il momento di passare all'azione. Prendiamo il nostro 303 e colpiamo questo dino. Come possiamo vedere va giù subitissimo, probabilmente abbiamo preso entrambi i polmoni con questo colpo. Andiamo a controllare e ne approfittiamo per vedere tutti gli harvest check che bisogna passare per ottenere il massimo del punteggio dall'animale. Ecco dove abbiamo colpito l'animale e vediamo che ha fatto veramente pochissima strada. Ok, confermiamo il trofeo. Abbiamo preso un solo polmone. E nonostante ciò l'animale è morto subito. Abbiamo preso un solo polmone perché l'angolazione vediamo che non era ottimale, eravamo a circa 45 gradi. Se avessimo sparato un'angolazione di 90 gradi avremmo preso entrambi i polmoni e l'animale probabilmente sarebbe morto sul colpo. Quindi vi consiglio sempre di cercare di arrivare in posizione ottimale, soprattutto se non siete sicuri che l'arma che avete avrà una grossa penetrazione sull'animale. Per questo vi consiglio comunque sempre di cercare di utilizzare i proietti polymer tip, che hanno una penetrazione migliore e raggiungono quindi più facilmente gli organi vitali. Come possiamo vedere qui abbiamo l'harvest check, che sono i 4 check che dobbiamo passare. Il primo ci dice se abbiamo utilizzato o meno le munizioni adatte all'animale, cioè se il fucile che abbiamo utilizzato con i suoi proiettili sono giusti per quel tipo di animale. In questo caso il nostro dino è un animale di classe 4, come potete vedere scritto in alto, e il nostro fucile 303 è un fucile che va bene per animali di classe da 4 a 7, quindi siamo nel range. Il secondo check ci dice che l'animale deve essere colpito non più di 2 volte. Il terzo check ci dice che i trophy organs sono intatti. Che cosa sono i trophy organs? In questo caso è il cranio, quindi non possiamo colpire l'animale in testa con un headshot semplicemente. Il quarto harvest check ci dice che dobbiamo colpire almeno un organo vitale. Noi l'abbiamo fatto prendendo il polmone, ma come abbiamo detto possiamo prendere anche il fegato. Un altro organo vitale ovviamente è il cuore e un altro organo vitale è il collo, esattamente la spina
dorsale a livello del collo che uccide l'animale istantaneamente, però ve lo sconsiglio fortemente perché è un colpo facile da sbagliare, quindi comunque andate per i polmoni e nella maggior parte dei casi andate sul sicuro. Qui in basso possiamo vedere altre statistiche, il quick kill bonus, che una volta era considerato importantissimo per raggiungere la medaglia dell'animale. Dopo l'aggiornamento dell'anno scorso, adesso il quick kill bonus serve solamente per la session score, cioè per il punteggio della sessione, così come le altre voci presenti qui, quindi per l'esperienza e per i soldi che ricevete dall'uccisione di un animale. Per quanto riguarda le medaglie, abbiamo le medaglie di bronzo, d'argento, d'oro e ovviamente il diamante, che è il più prezioso trofeo che possiamo trovare, a parte il famoso Great One, che è quell'animale più grande del normale. Fino adesso abbiamo solamente i Whitetail Deer possono avere questo tipo di trofeo, i cosiddetti atipici. Gli sviluppatori hanno detto che in futuro aggiungeranno altre specie, per adesso stiamo ancora aspettando. È comunque una bella aggiunta al gioco, ma vi avviso che è difficilissimo cacciare un atipico, le loro possibilità di spawnare sono veramente molto basse e non tutti hanno un atipico nella propria mappa, quindi è un evento veramente raro poterlo trovare. Accenniamo anche al respawn degli animali. Allora, non ci sono notizie ufficiali a riguardo, ma probabilmente cacciando gli esemplari maschi di alto livello avrete più possibilità che respawnino come dei diamanti. I rari invece possono essere sia maschi che femmine, quindi uccidendo indistintamente maschi o femmine avrete la possibilità che essi rinascano come degli animali rari. Si conclude qui questa serie di video tutorial del gioco The Hunter Call of the Wild. Se vi è stato utile fatemelo sapere nei commenti, così come se avete dei dubbi a riguardo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Bob Tartufo.